piano strategico per la città metropolitana di Napoli, che occasione per i territori? Ma è straordinaria, perché parliamo di progetti concreti, finanziati, sulle linee strategiche di sviluppo del territorio, dalle strade alle scuole, al verde, all'ambiente, alla cultura. Risorse che sono distribuite proporzionalmente al numero di abitanti per il territorio della città metropolitana, decidono i sindaci quali sono le priorità, come poi spendere concretamente il denaro, ne risponderanno istituzionalmente alla città metropolitana, politicamente ai loro territori, si lavora insieme in attesa, come dire, di altre risorse che potranno provenire da altri enti. Io credo che questa è un'opportunità da non farci sfuggire, siamo pronti e stiamo già investendo, per darvi un esempio, in direzioni come il verde, l'ambiente, la protezione civile, il contrasto al tema della crisi dei rifiuti, talvolta dovuta agli incendi che ci sono stati nel territorio campano come in quello nazionale. Quindi è concretezza. Per darvi una cifra, parliamo di 430 milioni circa di euro che nel piano triennale 19-21 saranno distribuiti in 92 comuni, quindi parliamo di risorse certe, immediatamente spendibili sul titolo secondo, quindi senza problemi di liquidità, stiamo andando veramente forti e altri fanno chiacchiere certe volte nel paese, qua c'è concretezza che vede i sindaci in prima linea. Io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi dei delegati delle altre città metropolitane, non ho trovato contrapposizioni e divisioni rispetto a quelle che sono gli asset strategici. Il paese, quando parlano i sindaci, è molto più unito, perché c'è la coesione nelle diversità e alcuni temi sono gli stessi in tutti i territori. Ho sentito parlare di ambiente, ho sentito parlare di verde, ho sentito parlare di sviluppo come anche turismo e cultura, pur non essendo tra le materie della legge Delrio in modo specifico. Ho sentito parlare ovviamente di infrastrutture, io ho sottolineato anche il tema che nella nostra città abbiamo rafforzato i servizi pubblici di rilevanza costituzionale, quindi questo piano strategico impedisce la privatizzazione di servizi strategici, quindi davvero stiamo parlando di un modo di tenere unito su una visione, sulla strategia e sulla concretezza il paese da nord a sud, pur nelle diversità.